Ciao, complimenti. Grazie. La Spal ti porta comunque bene, no? Hai segnato a Ferrara, oggi doppietta, quindi sì, una squadra che ti piace. Tre gol in due partite non, per un difensore non è un brutto, brutto rollino di marcia. E sì, comunque molto contento, al di là dei due gol che penso che difficilmente mi recapiteranno in una partita, comunque più che altro contento per i tre punti, per la vittoria. Perché più passa il tempo più ci confermiamo in una posizione di classifica importante e siamo un pericolo, siamo un pericolo. Spiegami un po' il primo gol, tu ti sei accorto subito che eri in posizione regolare o all'inizio eri convinto di essere fuori gioco? Io pensavo di essere in fuorigioco e anche di parecchio, onestamente, perché quando ho colpito la palla ho visto che è entrata, dopo mi sono girato, ero praticamente da solo in area, però poi vedevo che passava il tempo, non veniva presa una decisione, quindi ho immaginato che il fuorigioco, se c'era, non era così netto, poi invece c'è stato il gol, quindi grande felicità. Qual è il vostro vero obiettivo adesso? Perché poi nel girone di ritorno, adesso la vittoria di oggi, la sconfitta del Frosinone, siete la miglior squadra, non perdete da 11 partite. Noi penso che adesso... Io in primis ci godiamo il momento, nel senso ci godiamo questa favola, perché davvero per come eravamo partiti e per gli obiettivi che ci eravamo prefissati, adesso stiamo vivendo davvero quasi un sogno, quindi penso che è giusto che ogni domenica ci godiamo le partite che ci capitano e diamo il meglio di noi stessi, poi quello che viene viene, stiamo già facendo un campionato davvero importante, quasi cioè indescrivibile. E quindi è giusto che ci godiamo tutto quello che da qui in poi ci può capitare, ce lo prendiamo, ce lo godiamo al massimo, perché io che sono dentro lo spogliatoio ce lo meritiamo davvero. Però di Serie A ne parlate in spogliatoio? Una chiacchiera e l'altra è inutile che ci nascondiamo, è ovvio che quando sei lì puoi anche parlarne, però noi sappiamo che per arrivarci dobbiamo affrontare partita per partita dando il massimo. La maggior parte delle volte che diamo il massimo riusciamo a portare a casa punti, ogni tanto qualche pareggio, ogni tanto qualche vittoria, quindi noi sappiamo che per provare a parlare di quella cosa dobbiamo fare questo e lo facciamo alla grande. Ciao Giovanni, stai segnando parecchio quest'anno come non mai, volevo chiederti quanto aiuta in tutto questo il gioco di Bisoli. Beh, sicuramente, essendo un gioco comunque più difensivo, diciamo, i difensori fanno, tra virgolette, un pochino meno fatica, nel senso che ci sono meno spazi da coprire, c'è meno profondità da coprire, quindi è un gioco un pochino più statico. A livello mentale ti dico che allo stesso tempo è molto stancante, perché comunque passi magari tanto tempo in area, c'è da soffrire, c'è da difendere, quindi è più un lavoro mentale che fisico. Però penso che ormai abbiamo trovato la nostra identità, è questa. Siamo abituati a farlo, a differenza magari di squadre un pochino più blasonate, siamo più abituati a farlo, quindi nella fatica veniamo fuori alla grande. E quindi è giusto che continuiamo su questa strada. Quindi, sì. Visto che... diciamo, segni così tanto, il mister ti dice più a te di portarti in avanti piuttosto che qualche tuo compagno che magari ha anche caratteristiche, altezza, eccetera? No, nulla di particolare. Cioè, sulle palline attive sappiamo chi deve salire. E oggi è rientrato Casiraghi, che è uno di quelli che di solito mi aiuta per il suo modo di battere gli angoli o punizioni per far gol. In realtà un gol è nato da un tiro di De Cole, l'altro da un cross di Rover, quindi... devi essere bravo a trovarti lì, in questo momento mi sta andando bene, quindi bene così. Sì, ho una curiosità. Visto che siete così micidiali sulle palle ferme, volevo sapere quanto tempo dedicate, perché immagino che siano intere ore per essere sempre piazzati al posto giusto nel momento giusto, e che differenza c'è fra come le preparavate l'anno scorso con Jaocic e quest'anno con Bisoli? Intere ore no. Diciamo che le palle native comunque è un'abilità di chi calcia e poi abilità di chi va a colpire la palla e anche un po' di fortuna nel saperti trovare al posto giusto al momento giusto, perché Beh, può essere solo fortuna. No, solo fortuna no,
però comunque una componente un pochino c'è, però comunque proviamo qualcosina, ma ore e ore no, ci concentriamo assolutamente su altro. Poi le palle inattive per il nostro gioco, adesso non so quanti gol abbiamo fatto, ma iniziano a diventare, cioè, un fattore importante. Comunque anche quando gli avversari sanno che concedendoci un angolo, una punizione, siamo in un pericolo, alzano un pochino l'attenzione, ma è comunque, siamo comunque anche una squadra molto fisica, perché comunque siamo alti, abbiamo statura, quindi ci sta anche che sia un nostro punto di forza. E quindi lo sfruttiamo. E rispetto all'anno scorso? Ma rispetto all'anno scorso, cioè non più di tanto, anche l'anno scorso le provavamo il giusto, ma non più di tanto, cioè non c'è questo abisso di differenza, ecco. L'unica cosa che cambia sono i gol che ho fatto quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso, perché l'anno scorso non ho mai segnato e quest'anno invece sì. L'unica cosa che cambia, però, per quanto riguarda la preparazione, non più di tanto. Il piede era primo? Il primo di piede. Il viaggio di testa? No, quello di oggi di piede. Sì, no. Col Benevento di piede? Ah. No, due di piede e tre di testa. Grazie a voi. Ciao, buona serata.